Parte ufficialmente sabato sera alle 21 il secondo assalto della Beccheri alla Serie A. La compagine del presidente Marco Beccari, profondamente rinnovata negli interpreti e nella guida tecnica, si appresta ad affrontare il secondo torneo consecutivo di Serie B con il chiaro e dichiarato intento della promozione dopo l'enorme delusione patita pochi mesi fa con l'eliminazione in semifinale playoff per mano di Cento. È stato importante per il campionato, ci ha dato l'idea delle... un po' delle lacune che avevamo, no? Delle difficoltà, e quindi siamo anche intervenuti, sono arrivati due ragazzi nuovi in settimana, due ragazzi adatti al tipo di squadra che abbiamo fatto e adatti alla categoria, perché poi molte volte tendi ad avere giocatori importanti che magari fanno fatica un po' a collocarsi nella categoria nuova. E Tempestini e Leonzio sono due giocatori che ci daranno un grosso contributo, di grande energia. E molto fiducioso, poi è logico che la prima partita sembra una partita un po'... diciamo così, la neutra, no? Dove si devono un po' così amalgamare le cose, e c'è una parte emozionale importante, però siamo felici. Al Pala Beccheri arriva Desio, formazione che già nel corso del precampionato risultò assai indigesta al quintetto biancorosso, che sarà privo di Matteo Soragna, comunque sulla strada dell'ormai prossimo rientro in campo dopo i guai al polso. Oltre che dei numerosi nuovi arrivati, sarà tempo di esordio assoluto anche per coach Furio Steffè. Come tutte le prime partite del campionato sarà una partita difficile, quello che sto cercando di trasmettere alla squadra è che bisogna essere molto umili e sapere che questo girone, soprattutto ogni partita è una battaglia. Quintetto base che dovrebbe essere composto da Sanguinetti nelle vesti di play, Magrini come guardia, Matteo Samoggia alla grande, Rezzano alla piccola, Banti nel ruolo di centro.